perché se non sei di sinistra non puoi, perché se non sei di sinistra non sei abbastanza colto, perché se non sei di sinistra non sei abbastanza intelligente, perché quelli di sinistra leggono un sacco di libri, peccato che poi non li capiscano, ne leggono un sacco e ne capiscono pochi. Io preferisco leggerne due ma capirne due. E io da questa piazza vorrei fare appello a tirar fuori il coraggio, perché ce ne sono di uomini dello spettacolo, dell'arte e della cultura che non sono omologati all'ideologia comunista. Tirate fuori le palle e venite insieme a noi. Si lavora se si ha merito, si fa teatro se si ha merito, si va a Sanremo se si ha merito, si lavora in Rai se si ha merito, anche se questo forse è chiedere troppo. Però domani Renzi mette mano alla Rai, perché il PD dice che 3 telegiornali sono troppi, ne basta uno. Alle ore 20, dopo il carosello di 10 minuti che ci racconta la giornata di Renzi. L'hanno già provato qualche decennio fa, un solo telegiornale, una sai che risparmio. Attenzione, perché questi infami che governano l'Italia, telecomandati da Bruxelles, nel nome del risparmio ci stanno rubando il futuro, ci stanno rubando la democrazia, ci stanno rubando i comuni. Ma come fa uno a votare per il PD in Veneto quando il governo fotte 300 milioni di euro al Veneto e in cambio gli manda 2000 immigrati? Ma portateveli a casa vostra questi 2000 immigrati, visto che non state in un bilocale in periferia, ma fate la morale agli altri avendo la villa a Cortina. E dite quanto è bella l'integrazione nella scuola pubblica, perché tanto voi mandate figli nella scuola privata. Facile far la morale con il portafoglio pieno a sinistra. Un paese normale, un paese, come diceva Don Sturzo, di liberi e forti. Una piazza contaminata, perché i giornalisti dicono la Lega è a destra, anzi la Lega è più a destra della destra. Anzi, la Lega è a destra della destra della destra. Io non distingo gli uomini fra destra e sinistra, il derby fascisti e comunisti è da studiare sui libri di storia. Io nel 2015 distingo le persone fra produttori e mantenuti, fra quelli che lavorano e i parassiti che campano alle spalle di quelli che lavorano. E noi difendiamo quelli che lavorano, e noi difendiamo i più deboli. Bravo! E noi facciamo quello che dovrebbe fare una sinistra normale. E invece in Italia la sinistra dà gli 80 euro a chi lavora facendoli pagare a chi non lavora. E invece in Italia la sinistra dice che non si possono toccare i vitalizi perché sono diritti acquisiti, e poi approva una legge infame con la legge Fornero che dei diritti acquisiti se ne strafrega. Io mi prendo con voi un impegno: la legge Fornero la cancelleremo, la legge Fornero la cancelleremo, e vaffanculo alla Fornero e a chi l'ha portata al governo. E mi viene dal profondo del cuore di quelle donne che hanno perso anni di vita e di lavoro. A me non piace il pensiero unico. L'Europa ci sta preparando al pensiero unico. Renzi è uno strumento a disposizione di questo